Blindo Studios presenta. Dove si va a parare? Pronto, sì? Signora, buongiorno. Chi parla? Sono Braccio di Ferro, il marinaio. Buongiorno. Senta, c'è il signor Pietro? Pietro sta male, cosa vuole? Sta male? Eh. Oh, mi dispiace, signora, in tal caso non la disturberei più. Mi dica. Aspetterei, ma no, sa, il pappagallo qua che... insomma, c'è questo pappagallo. Mi sa che lui lo usa, ma quello per pisciare. Lo usa, sì. Signora, sì, sarà meglio abbandonare la presa. La saluto, se ce l'ha già, signora, è inutile. Lo usa, no, perché si è rotto la spalla e lo usa. Cosa c'ha? Si è rotto la spalla. Si è rotta la spalla? Sì. E quindi non può usare, no, non può andare... non può camminare. Camminare, perché si è rotta la spalla, si fosse rotto un piede, invece sì. No, ma insomma, il problema è questo, che io ce l'avevo questo bel pappagallo usato, se lo voleva, ma se ce l'ha già, signora, va bene così, va bene così. No, la ringrazio, ma le pare, ma le pare. Il mio è di vetro, però, il suo com'è, di plastica? Eh? È di plastica il suo? Di plastica, il sì. Mio è di vetro, è di quelli buoni. Comunque, vabbè, se, vabbè, va bene così. No, ce l'ho, grazie, ce l'ha, grazie ce l'ha. Mille, grazie mille. Buongiorno, sa? Signora, auguri, buongiorno. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Vedi, se cominciamo subito il pappagallo per pisciare. Vabbè, d'accordo. Non so se anche sulla padella se ne parla più. Poi Roma, un po' camminare perché si è fatto male alla spalla. Mentre... si fosse fatto male a un piede, probabilmente non avrebbe più potuto, che so, scrivere, mettiamo, o portarsi il, perché ormai ci si riduce solamente al mangiare, no? Ai primari bisogni, portarsi il cucchiaio alla bocca, perché solo minestrine in questo caso. Va bene, d'accordo. No, io parlavo di un papà, signorina. Voglio un pappagallo di quelli che parlano, capito? Perché quelli lì per pisciarsi non parlano. Penso fosse un pappagallo di quelli per pisciarci dentro potesse parlare, eh? Allora, anche là tutto questo pisciolino d'acqua. Alluvione. Sento un certo pisciolino d'acqua. Sì, pronto, signora? Sì? Sono Braccio di Ferro, signora, c'è Guglielmo? Guglielmo? Sì, per quel... sì, Guglielmo. Ma chi parla? Sono Popai, devo parlare con Guglielmo. Guglielmo è già tanti anni che è morto, Ecco. Allora ho sbagliato persona, mi deve scusare, signora, Non credevo, non sapevo, non volevo, non pretendevo, non sospettavo, non pensavo, non cogitavo, non immaginavo, tutti i verbi del vocabolario, va bene, signora? Va bene. Confrontanze. Allora, abbiamo trovato un uomo che pure si è fatto male alla spalla e piscia di pappagallo, e uno che l'è morto e non piscia più. Andiamo da un'altra ancora, speriamo che questo qui almeno spera sempre. Chi mi stai sperando, eccetera, eccetera, con quel che segue, vero? Mai, io non lo so. Meglio sorridere, certo, perché tanto tocca a tutti, anche a te ti toccherà. Voce maledettamente registrata, io non capisco. Che lavoro a me questa è recentissimo, è di quest'anno questo elenco qui. Oh, insomma, e allora come si fa? Già, vero? Via, su, ecco. Ora vediamo il terzo uomo. Sì, terzo uomo, colonna sonora originale, sì, Anton Karas, già, la suonava lui, l'aveva composta. Risponde la seconda. Ci mancava anche, che già di per sé è una cosa morta, e risponde pure da morta, ma noi non vogliamo desistere, non vogliamo demordere, ci mancherebbe, siamo qua apposta per non demordere, io ciuccio non mordo, dunque sì, vai, sì, così, io insomma spero, aspetto e spero, vero? Sì, che già allora si avvicina, vero? Quando saremo vicino a te, tratata. Qui c'è un niente, non c'è nessuno, quindi si può arguire
malati, morti, ospedale, ogni cosa, oppure appartamento sfitto, io vado dall'altra parte, vedi, è la prima volta che telefono in questo posto e non mi rendo conto, siamo nel nord che più nord non si può, devo dire, ma sembra di essere in sud, non risponde nessuno, è vero? Hanno le stesse abitudini? Gli estremi si toccano? Allora! Volendo, sì, le estremità si toccano, sì, certo, possibile toccare, sì, non è difficile con la mano toccare il piede, difficile mettersi il piede in bocca come fanno bambini, ma non è molto, no, non è consigliabile perché sai, se non ti piace il cacio, se ti piace il cacio, ti piace il cacio, si dice a Firenze, come dire, non si diceva forse una volta, ti piace il cacio, ti è piaciuto il cacio, ti piace il cacio, sì, come dire, hai visto che è successo, ti piace, ti piace il cacio, si diceva forse ora non si dice più, non lo dice più nessuno tranne il G che riesuma. Ma qui non se ne può più, ragazzi, non se ne può più, non risponde nessuno. Io vorrei che qualcuno rispondesse in questa città, eccetera, eccetera. Però purtroppo vedo che siamo veramente ai limiti estremi del vivere, dell'esistenza, no? Umana. Siamo alla nona porta. No, non è possibile, ragazzi, ma cos'è qui? Ora basta, basta. Vabbè, io continuo perché cerco qualcuno, se qualcuno non c'è, se nessuno c'è, io che ci posso da fare? Trovato un morto, ho trovato un malato e basta, è una segreteria telefonica, ecco, questo è tutto il bottino che abbiamo raccattato sinora, ma è questo il bello, io lo ripeto sempre, il bello. Ah, pronto signora, buongiorno. C'è Franco? Sì. Chi lo chiama? Sono Popai, gli dovevo dare questo pappagallo che ho portato appunto in nave adesso. Ma che Franco cerca? Franco, suo marito, no? Sì. Appunto. Ma senta, cosa le dico? Cosa gli dico? Che lo chiama chi? Popai, che Popai? Lui aveva ordinato un pappagallo parlante. Aspetti che le chiedo. Aspetti, vuole che glielo faccia sentire, signora, il pappagallo? Ma mi sembra che è tutto un bluff questo, no? Un bluff? Perché non mi risulta che mio marito abbia ordinato un pappagallo parlante. Meno male ha usato il congiuntivo, signora. Complimenti, però ora le passo il pappagallo. Su, parla la signora. Puttana! È stato tanto in mare, signora, e quindi... Senta, mi passa Franco, per favore. Ma non ha altro cosa fare che fare quella cosa puttana, lì, lei. Stai zitto, no, perché è un po' sboccato, ma non dice a lei, signora, è così, gliel'hanno insegnato. Beh, ma insomma, cosa vuole, si può sapere? Voglio Franco, per favore, me lo può passare o no? Sì, momento. Puttana. Ma io non lo so mica. Sai, pappagalli in mare, sai com'è? Sai, uno marinaio gli insegna tre parolacce, per forza, è normale, no? Perché poi non avevo mai fatto tipo braccio di ferro, no? Questo non mi sembra. Beh, è un marinaio. Pronto? Capitan Trinchetto? Era una specie di braccio di ferro. Oh, dunque, Olivia, come sei? Sì, dopo tre ore tira su. Vabbè, pronto? Sì? Buongiorno, signor Franco? Sì. Finalmente gli ho trovato il pappagallo che cercava, Il pappagallo finalmente sarà suo, glielo porto oggi. Che pappagallo? Il pappagallo parlante, non volevo un pappagallo parlante, io ce l'ho. No, guardi che ha sbagliato indirizzo. No, guardi, parla, gli posso dire che parla. Cornuto. Fanculo. Ma come? Dico, ma come? Bisogna richiamarlo perché che lo portare a fare il pappagallo, se no, Doo 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 doo.
Ah, allora lo vuole o non lo vuole questo pappagallo? Io ma l'ho che portato. Pappagallo? Ma chi gli ha ordinato il pappagallo? Ma a lei? Lei, scusi, ma abbia pazienza, lei mi riattacca. Abbia pazienza, io sono qua, l'ho portato per mare, me lo sono portato sempre. Sa, noi marinai gli insegniamo le parolacce. Va bene, sa, guardi, com'è? È inutile che andiamo avanti con i discorsi. Io fanculo, pappagallo l'ho ordinato, fanculo, perché non so appena che dove metterlo. Cornuto, puttana, puttana. Ma puttana, no. Puttana, cornuto, cornuto, e ancora poco che andiamo avanti così. Puttana, cornuto, fanculo, fanculo, fanculo. va bene, andiamo, andiamo da qualcun altro, perché lui non lo vuole, non lo vuole, ma io non lo so, eh? Un pappagallo così carino, così, così simpatico, oltretutto, vero, voglio dire, poi parla bene. Parla, cioè, parla male, nel senso dice le parole un po' offensive, magari, però parla bene. Trovano un altro che parli così bene, mamma, già addestrato, vero? Ma tu gli puoi insegnare qualsiasi parola, anche le preghiere, se tu lo pensi. E ora si ricominciano le assenze, no? Vabbè, se trovava una famiglina, ora figurati. Ora figurati te se si trova qualcun altro. In questa città che a nord dell'Italia proprio sta. Ecco, sì, ecco fatto. Sono i pappagalli di oggi. E anche quelli di ieri, di sempre, se vogliamo. Pronto? Pronto, buongiorno, è Marcello? Sì. Ah, buongiorno, sono Popai. Le ho portato finalmente, ha attraversato tanti mari, le ho portato da lontano il pappagallo che voleva, Come? Il pappagallo che aveva ordinato, non so se l'ha ordinato sua moglie o se l'ha ordinato lei, che comunque roba? Il pappagallo parlante. È pappagallo bellissimo. Parlante. Sì, molto bello, guardi, come lo voleva lei. Io sua moglie, mai prenotato niente. Ma certo che l'ha prenotato. Ma non faccia ridere. Sa, è stato molto con i marinai, è stato in nave e ora arriva e insomma, guardi che è fantastico. Parlante. Cosa l'hai ordinato? Ha ordinato sua moglie probabilmente. Signor Marcello? Mi pare Marcello, che sta lei facendo il pappagallo. No, io no, guardi, il pappagallo è quest'altro che lo faccio sentire. Parla, di qualcosa. Ciao, come stai? Ciao, come stai? Chi è? Pezzo di merda, pezzo di merda. Ah, un culo, ah, un culo, ah, un culo, ah, un culo, puttana. Chi è? E parla i pappagalli. Io mi domando a Dio, io non lo so, bisogna richiamato infatti, pronto? Pronto signora, guardi che questo pappagallo è stato ordinato dal suo marito, io glielo devo portare. Senta, capito? Parla, parlante signora. Signora? Senta, non scherzi, che nome è quello che... Marcello, guardi, pappagallo parla. Marcello. Gli ho insegnato a dire Marcello, senta. Marcello buco. Un culo. Ah, in culo ti do. L'ho messa in acqua. Puttana. Ma io non lo so, Marcello buco. Via, andiamo da un'altra famiglina, no? Sì, un'altra si fa. No, lasciamola, andiamo da un'altra ancora, via, su. Vediamo le reazioni di molte persone, molte, quelle poche che abbiamo trovato e che troveremo forse nel tempo che ci rimane, ancora per spappagallare un pochino. Ma non dice a loro, lui ha imparato le parole così. I pappagalli parlano, ma parlano a pappagallo, capito? Cioè, ripetono a pappagallo, come molte persone a scuola, a pappagallo, ecco. Vedi, non c'è nessuno lì, e allora mi tocca perdere tempo, fare un'altra telefonata, e allora, sa, le cose si sovrappongono, è vero? Sì. Mm-hmm. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. C'è il signor Edvino? Edvino? No, è deceduto lì. Ti pareva? Sì, grazie signora. Pareva Edvino. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Il pappagallo che ha ordinato sua figlia è pronto, eh?
Prego? Il pappagallo è arrivato, glielo posso portare oggi? Ma scusi, con chi parlo io? Io sono il pappagallaio, vengo appunto, siccome l'ho preso da un... Da un marinaio che è arrivato con un pappagallo parlante, bello, colorato, come volevate voi. Ma noi non abbiamo ordinato nessun pappagallo, eh? Ma guardi, glielo faccio sentire, parla benissimo, parla benissimo. Vabbè, se parla, parla. Ciao, come stai? Ciao, come stai? Ciao, come stai? E come sta la puttana di Roma? E come sta la puttana di Roma? Come stai? E come sta la puttana di Roma? Non ho capito niente. Signora, no, è uno scherzo grande, no, e grosso. No, questo. Signora, ma che non ce l'ho grosso, no, insomma, lo scherzo. Volevo dire, è un pappagallo che è stato ordinato, ma ha una figlia lei? Chi no. È quella che mi ha risposto prima? No. Chi è quella che mi ha risposto prima? Mi ha risposto un figlio, un nipote. Ah, un nipote, ecco, deve essere sì. Stato lui allora. Perché no, pensavo, no. È stato suo nipote, forse qualche figlio adesso suo. Adesso mi dica lei per cortesia. Guardi, questo pappagallo è perfetto, bellissimo, giovane, parla, quindi dura anche tanto, no? Pronto? Pronto. Adesso le passo il mio figlio, vediamo se grazie, ho grazie. Lui. Sì, va bene, forse è stato lui. Pronto? Pronto, buongiorno. Il pappagallo che è stato ordinato è pronto, eh? Gli ho fatto sentire anche alla signora, a sua madre, che parla benissimo. Come, come? È un pappagallo che parla benissimo, preso da Popeye, che è arrivato con il vaporetto. Lo faccio sentire, no? Parla, parla. Ciao, come stai? Ciao, pezzo di merda e buaiolo. Era un marinaio fiorentino. Questo è riattaccato alla svelta, alla svelta, alla svelta. Sì. Ma non è offensivo nei confronti di queste persone? No, no. Sono parole che lui ha imparato così, a pappagallo, ripeto. Pronto? Ciao, come stai? Ciao, come io stai? Io sto bene, tu come stai? Puttana, 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 Ana. Ana, Ana, come stai? A pecorina, fanculo, 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 fanculo. Pronto? Pronto, Lorena. Sì. Lorena, sono contento di trovarti oggi, guarda, perché io da tanto tempo volevo parlarti e dirti le cose che sento dentro di me per te, per il mio ricordo che ho di te. Lorena, sei una donna speciale. Ma chi è? Mi piacerebbe tanto che tu mi riconoscessi, sai? Se tu mi riconoscessi, allora capiresti perché io ti dico queste cose. Lorena, io ho un ricordo di te meraviglioso, quel bacio, Lorena. Sì, tanti anni fa ormai, si perdono nella notte dei tempi ormai, no che tu sia vecchia, intendiamoci, ma sai, gli anni passano, le esperienze si sovrappongono l'una all'altra, e quel bacio, quell'unico bacio che c'è stato fra noi, Lorena, io lo ricordo, l'ho messo come in uno scrigno della memoria e lo tengo lì dentro, ogni tanto lo rispolvero, lo guardo, lo penso, lo immagino, lo riassaporo. Ah, Lorena, che bocca! Che labbra meravigliose. Di cosa parla? Non ci sono. Non ci sei? Beh, Lorena, tu devi pensare, uno che ti ha dato un solo bacio e anche molto, molto superficiale, non un bacio profondo, no? Un bacio sulle labbra, quel bacio che da ragazzi, da giovanetti, insomma, può già appagare l'anima, ti fa già volare, no? Oggi purtroppo cerchiamo cose più profonde, ma quello già bastava, sfiorarsi le labbra, sentire le tue labbra fresche, dolci, morbide. Che bello, Lorena, io quel bacio non l'ho mai dimenticato, ma tu sì. Purtroppo ho paura di sì. Ai, ai, ai. Come mi dispiace, Lorena, io, guarda, io ora sono una persona, sai, insomma, sono andata avanti, certamente, ma è incredibile come quel piccolo momento che ci ha accomunati tanti anni fa, tanti anni fa, tu eri una ragazzina, io anche, insomma, forse un po' più grande di te, sì, ma insomma, voglio dire, effettivamente io non l'ho mai scordato, mi è rimasto sempre talmente impresso nella mente, nel cuore, nell'anima e sulle labbra.
Ma dove eravamo? Dove eravamo? Fuori, sì. All'aperto. Fuori all'aperto? Sì, all'aperto. Cioè, non all'interno di qualche edificio. Eravamo fuori, io veni lì, sai, tu andavi a scuola, anch'io, però io ero più grande di te. Ma insomma, a parte questo, io veni lì e ti guardai, no? Mi guardassi con un'aria... ma dove? Come si può dire, un po' interrogativa, no? E allora io mi avvicinai, non dissi niente e ti appoggiai così, ebbe un momento di coraggio perché ero molto timido, un coraggio da leone. Ma è sicuro di non confondersi. Appoggiai le mie labbra sulle tue, perché le tue labbra sono stupende, almeno lo erano allora, e lo saranno ancora, immagino, e così questo contatto debole, leggero, proprio una cosa quasi un niente, una farfalla che si posa sull'anima. E così, e poi andai via, corsi via come se avessi commesso chissà quale infrazione, quale peccato, corsi via, e da allora non ho più avuto il coraggio di riavvicinarti. Lorena, io devo dire che in tutta la mia vita l'unico vero grande amore si è svolto durante quel bacio, quel piccolo fugace bacio, perché tutto il resto, il sesso e altri tipi di amori, insomma, più frequenti, più profondi, più approfonditi, sono niente in confronto a quel semplice, piccolo, leggero, candido bacio. Sì. Ma come vedi, io abbondo in aggettivi, sì. Non c'è nessun problema. Poi sai, io sono diventato un professore, adesso un professore d'italiano. Però quando vedo qualche mia allieva, qualche studentessa che ti somiglia anche lontanamente, che ha quel taglio di bocca come il tuo, io comincio a sognare, appoggio un gomito sulla cattedra, la mano la porto al mento e chiudo leggermente gli occhi dietro gli occhiali, così sogno. E dico, ma io la conosco? Certo, se ci siamo baciati ci dobbiamo conoscere, ma è stato fuggevole, non abbiamo più avuto contatti dopo, è stato un attimo, non ci siamo mai parlati prima. Ma la conoscevo bene? No, non ci siamo mai parlati prima di questo bacio, non ci siamo parlati dopo il bacio, è stato un bacio così, in silenzio, e non ho detto niente prima, non ho detto niente dopo, non ti ho più ricercata, ma la mia anima ti cerca costantemente, notte, giorno. Sempre. Ma di quanti anni fa parla, scusi? Puoi fare tu benissimo il calcolo, tu andavi a scuola, eri una ragazzina, non piccolissima naturalmente, ma certamente eri già donnina, insomma, donnina nel senso che immagino fossi già... Una cosa del genere? Prego? Tipo 15 anni fa? Tipo 15 anni fa. Tipo 15 anni fa, esatto, tipo 15 anni fa. Però ecco, voglio dire, 15 anni fa eravamo più giovani, ma forse oggi siamo più maturi e siamo forse più consapevoli. Anzi, io lo sono senz'altro, e avendo conservato nello scrigno del mio cuore sempre questo bacio, io a questo punto sono sempre timido come allora, perché in fondo questo essere professore, questo dire, fare, baciare, lettere o testamento che io oggi applico nelle mie diuturne attività, ebbene io vorrei rivederti. È impossibile. Ma non voglio baciarti, no? No, non è che io voglio, per carità, rivedere quel fiorellino che io avevo baciato, che avevo colto, insomma, si fa per dire, quel giorno, ebbene, come è diventato un fiore meraviglioso, dalla corolla splendida, piena di colori, di sfumature d'amore. Guardi, è veramente molto gentile. Ti sei sposata, immagino? Sì, sono sposata, ho due bambini. Hai due bambini? Sei felice con tuo marito? Sono felice, sì. Sì, io le invidio. Le auguro altrettanto, ma... Come? Le auguro altrettanto. No, io purtroppo, sai, la vita porta anche a delle infelicità, anch'io ho sposato, ma poi purtroppo non è andata bene. A parte questo non ho figli, ma a parte questo io dico, insomma, io invidio quell'uomo. Invidio quell'uomo che ti può baciare e probabilmente non ti bacia mai come ti ho baciato io. Lui ti bacia con la lingua in bocca, lui ti mette le mani addosso, lui ti scopa, lui ti... Io invece... Senta una cosa, ma è uno scherzo. Perché?
No, no, sì. No. Io capisco che questa telefonata possa sembrare un po' sì. anomala, ma, sì, ma questo perché io in questo momento io ardo dal desiderio, ma non capisci di fare cose incredibili, cose sporche, cose delle cose, insomma, quelle che fai con tuo marito, no? Il desiderio di vederti. Ti ho ricercata, ti ho ritrovata, una tua amica mi ha dato il numero, perché, ecco, chi sarebbe questa mia amica? Questa tua amica, non lo posso dire. Come perché ho dovuto fare giuramento solenne di non, per carità di Dio, ho ricercato, mi ha trovato questa persona che mi ha tenuto sulle spine per tanto tempo, ma alla fine ha capito che il mio intento era buono. Gli ho spiegato di questo bacio. Se questa persona un giorno si farà avanti e mi dirà seriamente che non è uno scherzo, io magari la incontrerò, ma per il momento penso che sia meglio di no. Ora mi dispiace, Lorena, la lascio. Lorena, devo andare un attimino dai Lorena bambini. Io spero che questa telefonata non ti abbia disturbato. Diciamo è un po' particolare. Sì, però spero che questa telefonata ti faccia ricordare un momento meraviglioso della mia vita e che forse lo è stato in quel momento anche della tua, ma poi, sai, ti sei dimenticata. E questo, magari ci ripenserò. Ecco, pensaci ora, un po'. Devo salutarla. D'accordo. Arrivederci. Ciao tesoro. Lorena. Amore mio, ci ripenserò. 15 anni fa, baciamo leggermente Lorena, Sì, ma quella di Suriciume Piena. No, sì, non lo so, però quella è la Maddalena. Vabbè. Oh, che te devo fare? Io la richiamerei però. Lorena. Sì, perché tanto non trovo nessuno, se no chiamo lei. Vabbè. Arrivasse il marito. Cazzo vuoi da mia moglie? Non rispondo. Pronto? Parlo con Lorena? Sì, sì, buongiorno. Senti, non so se tu ti ricordi, Lorena. Io 15 anni. No, io sono Guglielmo. 15 anni fa io ti vidi e tu stai baciando uno sulla bocca. Venni lì, Madonna, ti ricordi? Ti buttai sull'erba e ti trombai. Non ti ricordi, Lorena? È bello, fu divertente. Il bischero andava via, scappava. Pronto? Chi è? Pronto, sono Guglielmo Passeri. Ah, mi sembrava. Appunto, come ti sembra? A Ronchi ci siamo visti, no? Ci siamo visti, no, allora, sì, e infatti, non tanti anni fa. Sì, vedi, ti ricordi, come va? Bene, grazie. Maria, che giornatina le oggi, sentiti. Proprio. Ah sì? Allora, perché io ho avuto stamani già una esperienzina, no? Insomma, ho ritrovato una persona e non vedevo da diverso tempo. Ora parlare con te, guarda, mi fa ancora più piacere. Come stai? Stai bene? Io sto bene, grazie. Te stai bene. Senti una cosa. E allora, meno male tu mi hai riconosciuto, perché io sinceramente avevo paura, si è trovata a Ronchi, no? Sì. Appunto, dimmi. No, niente. C'hai qualche dubbio? No. Anch'io, Lorena, perché sono sempre io, quello del bacio, sono sempre io, quello del bacio fugace. Vedi, io posso fare l'attore per te, posso diventare chiunque, comunque essere una bestia, un uomo, una donna, tutto quello, un gay. Dimmi quello che vuoi che io sia e io lo sarò. Sarò un fiore, ecco, sboccio come un fiore, sarò un uccello, volo come un uccello, sarò un par di palle. Mi dica come posso aiutarla, perché non ho molto tempo. Con un bacio, sì, per telefono. Così. Al telefono. Va bene. Grazie. Ciao. Arrivederci. Grazie, ciao. Mi ha dato un bacio, mi ha baciato Lorena. Era veramente molto dolce, però, come donna, devo dire, molto molto dolcina, Ha riconosciuto, è incredibile, ha riconosciuto Guglielmo Passeri. Ma che c'entrava? L'ha riconosciuto, Ancora a Ronchi, Io vado, sì, ma Ronchi dove? In Versilia. Ma te dimmi, no, riconoscere Guglielmo Passeri, lei massimo, non ha riconosciuto quello di bacio, ma Guglielmo Passeri sì, va bene, d'accordo, per carità di Dio, e che ti devo dire, sì. Poi si è svelato l'uomo e gli ha dato un bacino bellino. Secondo me è anche trombabile. Vabbè. Basta, cambiamo argomento.
gira e rigira gli argomenti, sono sempre venuti. Vabbè, adesso andiamo da un'altra signora. Ce l'ho con le donne, in questa seconda parte ce l'ho con le donne. Va, buttale via. Ragazzi, buttale via. Non c'è, si può mica sempre avere il che si ole. Basta. Serietà e sobrietà, soprattutto. Pronto, buongiorno. In un raro momento di sobrietà ti chiamo, Lori. Sei Lori? No, sono Alice. Ah, sei Alice. Senti, posso usarti come ADSL? Ma provi a richiamare, perché comunque adesso sono impegnata e devo andare via. Ma Lori non c'è? No. Perché non c'è? Dov'è? Al lavoro. Ma tu, ti ho detto, per ADSL si può fare... Mi puoi... Non so. Mi chiami, va bene? Arrivederci. Alice. Internet. Vabbè, d'accordo, via. Era una bambina questa. E cos'era? C'era una vocina che anche non fosse stata una bambina, era come se lo fosse. Sì, vabbè, ora, sempre donne, sempre solo donne oggi, insomma, in questa seconda parte. Donne. Sono Guglielmo Passeri. Ah, sì, ci sono. che bello squillo strano, eh. Oite, che è un bello squillo. È un bello squillo, un bello quaglio. Purtroppo però, vedi. Vedi? Lo vedi il problema qual è? Non c'è nessuno. Lo so. Ma Lorena, quel bacio. Ma sai che io scherzo, rido, ma a volte sono proprio quei momenti della vita passata, quei baci che non erano veri, cioè erano baci, poi magari te li ricordi, perché erano importanti allora per te, sì, perché erano momenti adolescenziali, certo. È vero, in un certo senso c'era molta verità lì dentro, però io non mi baciavo, anche perché in questa città non ci sono mai stato. Vabbè, andiamo. Vedi. Ora, piano, vedi, niente da fare. Qui purtroppo il problema è che queste persone del nord non sono in casa e non capisco dove siano, a fare il che a quest'ora di mangiare, perché ora in questo momento mi sto telefonando, sulle 13:22 e 30 secondi, però voglio dire, lo so io, fatto un altro... numero. Pronto? Norma? Pronto? Norma? Ja? Ich von all über alles. Chi chiama? Chiamo io. Chi? Come? Göring. Hermann Göring. Non lo so chi è. Ah, tu mi hai sentito parlare di Adolf? Adolf, hai parlato te di me? Adolf, parlato a te, Adolf, di me. Göring. Io ma amico, per che cosa? Amico di Goebbels. Tu conosci Rommel? No. Allora, parlare di... Hesse, tu conosci Hesse? No. Se non conosci Hesse... Natürlich. No, ma lei ha sbagliato, sa? Naturalmente, ho detto. Perché io non conosco. No, conosce? No. Ho capito. Fräulein? No. Auf Wiedersehen?
Arrivederci. Ah, questa è fatta la traduzione letterale. Brava, brava, brava signora. Non mi vedevo più a mente nomi di capoccioni gerarchi appunto del nazismo. O come mai? Ce n'è. Mi è venuto solamente questa. Che poi qui, diciamo la verità, non siamo ai confini con la Germania, ecco, o con l'Austria, insomma, con l'Austria. Non siamo lì, ecco, capito? Siamo da quell'altra parte. È un figlio della Slovenia lì, capito? Capito? Ecco. Quindi che io so a parlare in tedesco, che poi insomma un tedesco perfetto il mio, certo. Questa sì, non c'è. Peccato perché mi piaceva il nome di questa donna, Miloica. Sono questi nomi, no? Un po' slavi, Miloica, Forse si dice Miloica o qualcosa del genere. Vabbè, ultimissimo, non c'ho nemmeno tempo, non c'ho, ma posso mi perdermi dietro a queste donne qui? Sì. Dönitz, c'era anche Dönitz. Telecomità. Ma fangula, scusa se te lo dico. Lo sai che, sì, no, perché non c'ero più nemmeno proprio, guarda, Miloica, no, l'ultimo, un uomo. Forse un uomo mi risponde, se risponde bene, se no si chiude, questo risponde. Ecco, vai. Ah, Miloica, vieni con me sulla troica. Oh, allora! E se si chiamava Miloia, veniamo me sulla Troia. Se non c'è il soldazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.